Senza Gesù non posso far nulla. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di questo giorno, Giovanni 15, 1-8. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Amen. Carissimi amici, vorrei commentare e condividervi la parola del giorno, giorno in cui la nostra liturgia ricorda Santa Brigida, patrona di Europa, per la sua evangelizzazione e il dono di portare l'annuncio del Signore, ricordando anche oggi il mio 48esimo anniversario di nascita, quindi il mio compleanno. E benedico il Signore perché questo brano, Giovanni 15, dove Gesù dice: io sono la vite vera e voi siete i tralci, lo voglio sperimentare e lo voglio anche testimoniare a voi, perché da quando il Signore si è fatto conoscere ed è entrato nella mia vita, io ho fatto questa esperienza. Gesù è la vite vera. Avevo da giovane molte possibilità di scegliere la vite. Ricordo che, avendo iniziato all'età di 10 anni, la bellissima professione e sport del karate, già ero diventato poi cintura nera secondo dan, dentro di me pensavo di diventare maestro di karate, proprio perché era una grande passione, mi aveva aiutato molto nella mia vita, anche come stile, anche come filosofia e come sport e ginnastica. Poi è entrata la musica nella mia vita e potevo anche seguire quella via. Ma a un certo punto Gesù è entrato come una possibile vite a cui aggrapparmi. Poi ho compreso che in realtà Gesù è la vite vera e mi sono voluto aggrappare con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, con tutto il mio essere e sentire che davvero quando io rimanevo aggrappato a Lui portavo frutto. Ecco che giorno dopo giorno, grazie alla Coinonia Giovanni Battista e a questa spiritualità dove mettiamo al centro la parola ogni giorno nella nostra preghiera personale, vedevo tanti, tanti frutti e quindi continuavo a pregare, a proclamare la parola. Si parla dall'età di quindi circa 16 anni fino ad oggi. Sono davvero tanti anni trascorsi con Lui. E quello che dice Giovanni 15 è vero, cioè la parola e il vivere, l'essere attaccati a Gesù come la vite vera porta grande frutto. Poi però arrivano momenti in cui dice veniamo potati. Ecco, i momenti che non sono crisi, ma in realtà sono fortificazioni. Tutti ne abbiamo bisogno. Seguire Cristo non significa seguire quella via dove tutto andrà bene, ma significa seguire quella via dove io porterò grande e grande frutto. E quando sto portando frutto, viene una prova. Dio la permette affinché la mia vita e il mio cuore sia aggrappato ancora di più a Lui e porti ancora più frutto.
Ecco, la vita del discepolo. Discepolo è colui che ha scelto Gesù come suo maestro. Discepolo è colui che ha scelto Gesù come la vite vera. Discepolo è colui che si sente pecora di questo buon pastore, che ha offerto la propria vita per te, per me. Ecco, allora, oggi decidiamoci ancora per Lui. Lo slogan che vi voglio proporre, e lo voglio fare mio, anzi lo faccio mio proprio in questo giorno benedetto per me e per la mia vita, è questo: senza Gesù non posso far nulla. Essere umili è importante, cari amici. Tutta la vita, anche quando crediamo di conoscere Dio, di conoscere la fede, di conoscere la parola, essere umili ci aiuta a riconoscere che Lui è sempre la vite e io sarò sempre il tralcio. E se dopo tanti anni di cammino mi stacco da Lui, morirò. Essere umili significa riconoscere che Gesù è la vite vera. Per questo vi invito a pregare insieme a me. Grazie, Signore Gesù. Grazie per questa parola. Grazie perché oggi entri nella mia vita con la Tua luce. Grazie perché sei entrato 48 anni fa nella mia vita facendomi aprire gli occhi e vedere le meraviglie che Tu hai creato. Grazie, Signore Gesù, perché oggi posso testimoniare che Tu non mi hai mai abbandonato, che Tu sei un Dio fedele, che Tu sei un Dio misericordioso, un Dio che ci fa portare grandi frutti, giorno dopo giorno, prova dopo prova. E grazie perché attraverso la Tua croce possiamo sperimentare la morte e la risurrezione, già qui sulla terra. Signore, fa che la nostra vita sia dedicata totalmente a Te. A Te sia sempre, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan ve l'ho già detto, ma lo ripeto ancora: senza Gesù non posso far nulla. Amen. E io concludo benedicendo il Signore e ringraziandolo per il dono dei miei genitori, Rino e Lauretta, perché attraverso di loro ho ricevuto il dono della vita, insieme a mio caro fratello Maurizio. Quindi che Dio vi benedica e vi invito anche a guardare il video che ho pubblicato l'altro giorno sulla testimonianza di come nel 2020 il Signore mi ha chiamato a commentare questi Vangeli, giorno dopo giorno, senza mai fermarmi. È una testimonianza di fede e di chiamata. Guardatelo qui su YouTube. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!